con la polizia che dentro e fuori lo stadio deve caricare per ridurre a più miti consigli i supporters emiliani che hanno poi continuato l'indecoroso show anche alla stazione ferroviaria al momento di tornare a casa. Risultato un arresto, alcuni denunciati a piede libero, qualche vetro infranto, ma per fortuna nulla di grave. Poi in campo, con la forza della disperazione e a tempo praticamente scaduto, il Vicenza agguanta un punto insperato e importantissimo che permette ai biancorossi di evitare il baratro della crisi. Il 2-2 finale lo ha praticamente confezionato il Bologna, come tra poco vedremo. Per un Vicenza sospinto più dalla carica nervosa che dal raziocinio, la partita sembrava aver imboccato un lungo rettilineo in discesa fin dalle prime battute, graziata da Pradella che conclude malamente un'incursione in tandem con Musella. La squadra berica va in vantaggio al 20° su calcio di rigore, da Sabino a Messersi, intervento da Tergo di Villa e l'arbitro concede la massima punizione. Dal dischetto Rondon realizza con un preciso rasoterra alla sinistra di Zinetti. La reazione del Bologna è immediata e vivacissima, qui Mattiazzo è bravo a respingere le conclusioni di Sorbi e Marronaro, ma nulla può. Tre minuti più tardi, punizione di Pradella sulla barriera, riprende lo stesso attaccante ospite che insacca. Il Vicenza accusa il colpo, senza il faro Nicolini e lo stantuffo Fortunato e senza anche il libero Mascheroni a registrare al meglio la difesa, la squadra evidenzia sbandamenti vistosi. Potrebbe tuttavia tornare in vantaggio sul finire del primo tempo, ma Zinetti ferma così un assolo di Carotti lanciato a rete. Ma è una fiammata, le redini del gioco rimangono in mano del Bologna, diretto magistralmente da un Pecci super, ben coadiuvato a centrocampo da Luppi, Sorbi, Musella e Stringara. Ed è quest'ultimo, al 15° della ripresa, a portare in vantaggio il Bologna con questo bolide all'incrocio dei pali, imprendibile per Mattiazzo. Il Vicenza si spegne, il Bologna dilaga, sfiora più volte il terzo gol, come in questo caso con Pecci, e quando si attende solo il fischio finale, ecco il pareggio. Zinetti esce a vuoto, Rondone di testa indirizza in porta, Sabino ricaccia in fondo al sacco lo spettro di una crisi che non appare superata, mentre la posizione di classifica dei veneti resta assai preoccupante. Per il Bologna... Il Messina difende il primato battendo l'Arezzo per 1-0, 29° da angolo, il gol della vittoria di Napoli. 1-0 del Messina sull'Arezzo. Genoa-Cremonese 1-1, 29° angolo di Domini, rompe Scanziani e realizza il gol che porta in vantaggio il Genoa, che viene però raggiunto prima dello scadere del tempo, esattamente al 44°, cross da destra per Bencina che con questo bel colpo di testa pareggia. Lazio-Campobasso 1-0, 34°, il gol della vittoria segnato da Marino. In precedenza, al 4° minuto, Podavini aveva fallito un rigore per la Lazio, parato da Bianchi. San Benedettese Catania 1-0, 25°, c'è la punizione di Manfrin e abbiamo intanto rivisto un gol del Genoa. Ecco, ecco l'azione del pareggio del Parma, gol del Parma, e il pareggio di Bergamaschi al 18°. Pisa-Vicenza 2-0, 42°, prolungata giocata da parte di Sclosa. Respinta del portiere Mattiazzo, riprende Bernazzani che realizza il primo gol del Pisa. Il raddoppio avviene nella ripresa al 21° angolo di Giovannelli e il gol di testa di Mariani, 2-0 del Pisa sul Vicenza. Prosegue la strepitosa marcia del Cesena che passa a Taranto al 16° della ripresa con l'autogol di Polinelli sopra la punizione. Bologna-Lecce 1-1, 16° punizione di Pecci che poi viene espulso, deviazione di Musella. 3 minuti dopo, su punizione, la palla arriva ad Agostinelli che realizza il gol del pareggio del Lecce. Ridate dopo Messina e Parma finiscono sul risultato di 1-1 su un terreno flagellato dalla pioggia. Un risultato equo deciso nell'arco di 1 minuto e mezzo proprio ad inizio di partita. Eccovi il gol. Passa in vantaggio il Parma grazie ad un semibuco della difesa messinese e con la complicità del terreno acquitrinoso. Il tocco di Fontolan, centravanti parmense, è facile. Ancora pochi secondi. Su un'azione fallosa del Parma è Catalano a calciare la relativa punizione. Guardate con quale risultato e con quanta gioia finale. Il terreno ha innervosito più di un giocatore.